alimentati era seduta una piccola donna vestita di nero, stretta nelle spalle, raccolta nel minor spazio possibile. Aveva uno sguardo spento, grigio, rivolto verso il basso. Alzò gli occhi e una luce parve baluginare dal fondo della sua anima e illuminare il viso stanco. Mamma! Gridò Pasquale. Le lacrime si affacciarono oltre gli occhi e colarono sulle guance inaridite della donna. Torturò il fazzoletto ricamato che aveva tra le mani. La distanza tra lei e i suoi figli sembrava aumentare ad un passo, piuttosto che diminuire. Quando furono abbastanza vicini, si alzò dalla sedia e li abbracciò entrambi con un solo gesto. Esplose in un'euforia che le riconsegnò la sua giovane età dimenticata. Piangeva senza sosta. Pasquale fu trascinato anche lui dall'onda emotiva, mentre Gaetano, che voleva mostrarsi forte, sorrise, ricambiando gli abbracci, ma fu restio ai baci. È passata senza la settimana, mamma, gli ricordò Gaetano. Per me è la vita, faccio pensare tutti i giorni. Come sta? Roppa, adesso che mi fanno vedere una cucciottina. Sto pensiero, ma la vita che fui io. Sono venuta a cercare la casa. Chissà, tu è chiuso. Fina sapeva che era da fare, rispose Gaetano. State senza pensiero. Prima o poi, torna. Quel fine settimana ci furono due visite per i fratelli Cacciapuoti. Gaetano e Pasquale entrarono insieme nella stanza per i pagamenti, come al solito. Accanto alla sparuta figura della mamma c'era un ragazzo grande e grosso, con i capelli arruffati, un filo di barba e gli occhi scuri. Lo riconobbero subito. Era Pino, sì. Gli corsero incontro e lo abbracciarono. Il passare del tempo aveva tirato fuori i tratti del padre, sia nel fisico che nel viso. Dai, guarda, come da giurista sempre. Come a me mi chiamava papà quando ero piccolo. Sul cotto, perché veniva a capa grossa e spaccando, come una zucca.